Buonasera e ben ritrovati, seconda parte di Angoli. Lo vedete, non ci troviamo nel nostro consueto studio, ma siamo venuti nella caserma dei Vigili del Fuoco di Como per farci dare un'anticipazione delle attività che verranno effettuate nella giornata di sabato, in cui è previsto un open day aperto appunto a grandi e piccini. Sabato 3 dicembre avete organizzato un open day per i più piccoli. E non solo per i più piccoli, ci sarà lo spazio per i bambini con una piccola pompieropoli, ma ci sarà anche lo spazio per gli adulti che vorranno visitare la caserma, trovare i vigili del fuoco, vedere i mezzi e cimentarsi in alcune semplici attività pompieristiche come la camera a fumo, la scala italiana e anche lo spegnimento di un piccolo focolaio che abbiamo organizzato qui direttamente in caserma, quindi chi vuole può provare a fare queste attività. C'è da dire che appunto la data del 3 dicembre è significativa perché ricorda la Santa Barbara, che è la vostra protettrice. La Santa Barbara, ecco, facciamo una piccola precisazione, la Santa Barbara sarebbe in realtà il 4. Noi abbiamo anticipato, come l'anno scorso, al 3 dicembre la celebrazione, per una questione di opportunità nostra organizzativa e Santa Barbara, come sapete, è appunto la protettrice dei Vigili del Fuoco, questa santa che insomma ha subito una persecuzione per via della sua fede, è stata bruciata, ma le sue ferite resistevano al fuoco, quindi c'è questa leggenda, questa tradizione sulla santa, è appunto, ripeto, la protettrice dei Vigili del Fuoco e noi la celebriamo tutti gli anni il 4 dicembre. Invece per quel che riguarda le attività che simulerete in questa giornata, partiamo appunto dalla scala italiana, che significato ha, che cosa farete vedere? Quindi sempre, ripeto e chiarisco, il 3 dicembre in caserma in Via Valleggio noi faremo vedere come si sale sulla scala italiana chi volesse praticare questa attività. E la scala italiana, come noto, è un sistema per accedere agli edifici dove si sta verificando un problema, dove l'altezza, diciamo, della scala ci consente di arrivare. È una delle principali attività dei Vigili del Fuoco, diciamo. Dopo l'attività di spegnimento c'è la scala, c'è... Quindi questo è quanto. E c'è una tecnica particolare per salire? Ma io qui chiamerei i miei collaboratori a dire se Zuccato vuoi dire qualcosa sulle tecniche. Sì, c'è una tecnica particolare che è quella di salire naturalmente con le mani un gradino sì e un gradino no, con i piedi naturalmente tutti i gradini e fino a quando naturalmente la scala troveremo già montata, mentre noi quando la insegniamo, quando la facciamo, la montiamo pezzo per pezzo, sono quattro pezzi che si innestano uno sull'altro, quindi c'è proprio una procedura operativa per montaggio della scala italiana. Certo. Invece... Mentre si sale, e che è una cosa abbastanza complicata da fare, noi la facciamo trovare già montata. La vasca da spegnere invece come funziona l'alimentazione e poi appunto che cosa si utilizza per spegnere il fuoco? La vasca è un dispositivo molto semplice alimentato a gas, quindi non c'è nessun pericolo per chi vuole provare a spegnere. L'estintore ad anidride carbonica, non si creano residui di nessun tipo, è uno spegnimento pulito in questo senso, quindi non ci sono particolari problemi. L'attività sarà oggetto di controllo da parte dei nostri, quindi è tutto in sicurezza.
E veniamo anche alla simulazione nella camera da fumo, perché è, come dire, la situazione tipo in cui bisogna effettuare un recupero, un salvataggio all'interno di un appartamento. Noi simuliamo praticamente l'incendio di una cantina, quindi prepariamo la persona, che in questo caso sarà un civile, gli mettiamo l'autorespiratore e lo faremo accedere alla cantina piena invasa dal fumo. Naturalmente le tecniche sono quelle di controllare dove si va con le mani, col dorso delle mani e con la punta dei piedi, per evitare di cadere in anfratti che si sono creati a seguito dell'incendio. Poi vedremo se è il caso di simulare magari la presenza di una persona, e con la nostra termocamera praticamente riusciamo a individuarla anche nel buio in mezzo al fumo, e quindi si può recuperare in caso ci sia la persona ferita o che non può muoversi, insomma. Peraltro queste sono informazioni utili anche per garantire in certi ambienti la sicurezza, no? Penso ad esempio ad aziende, posti di lavoro. Sì, ha ragione. Ad esempio l'utilizzo dell'estintore è un'operazione semplice che però bisogna aver fatto per essere pronti ad effettuarla quando ce ne fosse la necessità. Quindi c'è moltissima gente che magari non sa neanche utilizzare l'estintore, lo ha vicino ma non è in grado di prenderlo in mano qualora fosse necessario. Quindi la prova di spegnimento coincide con, che faremo sabato 3 dicembre e che faremo provare ai nostri ospiti, coincide con la stessa prova di spegnimento che gli addetti aziendali antincendio vengono a fare qui da noi. Come sapete, tutte le aziende devono avere gli addetti antincendio, questi devono superare un corso che può essere da 4, 8, 16 ore, che comprende sia una parte teorica che una parte pratica. La parte pratica comprende anche appunto lo spegnimento di un principio di incendio, che qui è rappresentato dalla vasca a gas. Questa è una vasca, come dicevamo prima, alimentata a gas, quindi non c'è nessun pericolo per chi dovesse, diciamo, provare a spegnere. Certo. E veniamo, cioè, approfittiamo un po' di lei anche per qualche consiglio così stagionale, no? Si sa che d'inverno, soprattutto negli appartamenti, così si utilizza per riscaldare l'ambiente stufette elettriche oppure stufettine a gas, insomma, purtroppo forse anche per un utilizzo improprio, no? È capitato di leggere brutti casi di cronaca sui giornali. Qualche consiglio appunto per un corretto utilizzo? Informazioni elementari, ma per questo fondamentali. Impianti elettrici, quindi stufette elettriche, eccetera, sempre a distanze da materiale, quale possa essere tende, eccetera, di ridotta pezzatura che possa essere innescato innanzitutto. Quindi lampade lontane dalle tende, lontane da materiali combustibili. Lo stesso a maggior ragione per le stufette elettriche. Ricordiamoci che tutti gli utilizzatori elettrici possono autoinnescarsi per un qualsiasi malfunzionamento, quindi quando si esce da casa, a parte il frigorifero che contiene il cibo, cerchiamo sempre di spegnere quante più cose possibile, anche il computer se necessario. Lo so che nella prassi non è facile, però ripeto, attenzione agli utilizzatori elettrici. E una ulteriore attenzione particolare per tutti gli impianti domestici, caldaiette, boiler, riscalda acqua alimentati a gas. Devono essere sempre perfettamente manutenuti, sempre tenuti a norma, revisionati da installatori che conoscano il loro mestiere, e mantenere sempre ventilati gli ambienti, in modo che qualora si fosse verificata una perdita di gas o peggio, perché è un nemico invisibile, di monossido di carbonio, la ventilazione dell'ambiente ci salvi comunque la vita. Ricordiamoci che il monossido di carbonio si forma quando la caldaietta o il boiler funziona in ambiente caratterizzato da difetto di ossigeno, quindi ci si sente male, si sviene e si muore senza accorgersene. Questa è una situazione di rischio altissimo, quindi attenzione a questi impianti, perché ripeto, vanno gestiti con tutte le accortezze.
Benissimo, comandante, io la ringrazio. Ricordiamo l'appuntamento appunto di dopodomani, sabato. Sì, allora grazie. Ricordiamo l'appuntamento dell'Open Day di sabato 3 dicembre presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Como in via Valleggio. Ci sarà l'Open Day tutto il giorno dalle 10 circa fino al primo pomeriggio, in cui, ripeto, faremo vedere i mezzi, faremo fare queste semplici attività pompieristiche ai nostri ospiti. Poi alle 18 c'è la celebrazione con Monsignor Coletti, Vescovo Emerito, e con le autorità della città. L'appuntamento con Angoli torna domani alle 19. Adesso tutte le notizie di ETG prima pagina e poi a seguire Target. A domani.